La farm che andremo a vedere oggi è una farm automatizzata per la raccolta dei cactus, costruita in modo tale che quando un cactus cresce si spezza immediatamente, dato che un cactus non può crescere vicino a un altro blocco. Così, in modo tale, quando cresce cadrà nell'acqua e verrà a noi. Vediamo un po' come costruirla. Adesso la costruiremo insieme, molto lentamente. Facciamo un quadrato di 12x9, ovviamente 12 in altezza e 9 in larghezza, cioè ovviamente scavando per terra. Togliamo tutta il dirt, fango e merda, insomma, terra. Scusate se lagga un pochettino, ma purtroppo il mio computer è debole, cioè non ho un computer potente, quindi purtroppo lagga. Ok, adesso che abbiamo tolto tutta la terra, rimpiazziamo questo spazio che abbiamo scavato con del legno, preferibilmente legno pregiato, dato che ci servirà molto legno per fare questa struttura, quindi io vi consiglio il legno pregiato. Insomma, possiamo farlo anche con un altro materiale, tipo la roccia, però io vi consiglio di farla con legno, dato che io l'ho sempre fatta così. Per questa macchina io dovrei dare, macchina, questa farm, darei i meriti a Minecraft Italia che all'epoca fece un video tutorial su come farla, da Pyrox più precisamente, ma dato che Minecraft Italia ora è chiuso, non lo so. Allora, adesso dobbiamo fare una cosa, così. Allora, facciamo 4 blocchi, poi lasciamo uno spazio, 4 blocchi più uno qua. Perfetto, in entrambi i lati. Poi facciamo così adesso. Due blocchi in altezza per 5 blocchi in larghezza, così, in questo modo. Adesso rimangono altri 5 blocchi vuoti dove piazzeremo 3 blocchi in altezza. Prima ne abbiamo piazzati 2, adesso ne piazzeremo 3. Facciamo un bel giro tondo perché deve venire una cosa del genere, anzi, una cosa uguale anche dall'altra parte. Così, 3, 4, 5. Ecco, io qua ho sbagliato, ne ho fatto uno in più. Va bene, adesso ne facciamo 2, 2, 2. Benissimo. Adesso piazziamo la sabbia, perché il cactus cresce solo sulla sabbia. La piazziamo a distanza di un blocco. Va benissimo. Adesso rimpiazziamo gli spazi vuoti con il legno, qui, ovviamente come faccio io. Così verrà tutto perfettamente. Sì, qua ho sbagliato. Ok. Bene. Adesso riempiamo anche qua. No, sì, qua. Riempiamo con 4 blocchi, 4 blocchi, qua 3 blocchi e qua 4 blocchi. Bene, poi qua ovviamente li dividiamo. Così. Dividiamo gli spazi. E facciamo. Mettiamo il legno in questo modo qua che sto piazzando io. Scusate se sbaglio qualcosina, però. Ok, perfetto. Esattamente in questo modo. Così non sbaglierete. Poi piazziamo del legno qua, ci togliamo il blocco vicino alla sabbia, perché altrimenti il cactus non può crescere. Va bene. Esattamente così come sto facendo io. Io lo sto facendo in modalità creativa, ma voi ovviamente lo potete fare anche in modalità normale, survival. Poi piazziamo le torce sui pezzi di legno, sui 6 pezzi di legno, no, 9 pezzi di legno, questi qua. Dopo vi spiegherò il perché. Poi piazziamo i cactus, 9 cactus sui 9 pezzi di sabbia. Quindi ci devono essere 9 pezzi di legno, 9 pezzi di sabbia, 9 torce, 9 cactus. Poi adesso arriva un punto caldo. Allora, prendiamo un secchio d'acqua, lo piazziamo qua, sul blocco in alto, poi prendiamo un blocco di legno e lo piazziamo in basso. Mi raccomando, questo è un passaggio delicato. Dobbiamo prima mettere il secchio d'acqua e poi mettere il blocco di legno. Non il contrario, perché altrimenti l'acqua inonderà tutta la struttura. Poi adesso mettiamo qua il secchio d'acqua e poi qua il blocco di legno. Così, la stessa cosa. Ok,
Benissimo, adesso tutta l'acqua andrà a confluire in un solo punto, che sarà anche il punto in cui noi andremo a raccogliere i drop. Possiamo personalizzare un po' la nostra struttura mettendoci delle fence per ripararla, anche se potrebbe essere un'ideale trappola per mob, perché immaginatevi il mob va dentro e poi magari tocca i cactus, dato che il cactus fa male, lui rimane lì intrappolato e fine muore. Se non esce. Bene, le torce servivano appunto per far crescere il cactus anche di notte, perché il cactus ovviamente ha bisogno di luce per crescere. Adesso andiamo a vedere di notte com'è questa struttura. Sì, avrei preferito un'illuminazione maggiore, però fa lo stesso. Comunque, solo per farvi vedere che vabbè, possiamo personalizzarla ulteriormente mettendo più torce, ad esempio, così come sto facendo io. Sì, è un ottimo modo perché, insomma, i mob tendono a non andare dove c'è la luce, quindi terrebbe anche alla larga un po' di mob. E io avrei preferito metterci delle torce anche attorno, però dai, cioè, solamente per il video così può bastare. Bene, quando il cactus crescerà, si spezzerà perché ci avrà vicino il blocco di legno, poi cadrà nell'acqua e l'acqua lo trasporterà nel punto, in cui noi lo raccoglieremo. Bene, ringrazio tutti per la visione e ciao da X-Master Dufort.